deluso, deluso per lo 0-0, magari no, deluso lo voglio dire deluso perché le occasioni anche stavolta ne abbiamo avute, soprattutto in avvio che poteva cambiare anche la partita. Sì, no? ci è mancato il gol, una prestazione ottima da parte dei ragazzi. E abbiamo messo lì sia nel primo che nel secondo tempo l'Avellino rischiando pochissimo, tranne che in un'occasione del secondo tempo che ha sfiorato la traversa. Noi abbiamo avuto sicuramente più il pallone del gioco, abbiamo avuto più occasioni. Nel primo tempo abbiamo avuto un'occasione clamorosa con Dania che ha un po' svirgolato, è stato sfortunato. Abbiamo avuto l'occasione con Paganini nel finale, abbiamo avuto l'occasione con Masucci, il tiro rimpallato in calcio d'angolo, abbiamo avuto diverse conclusioni da fuori, quindi ripeto, sono molto soddisfatto per la gara, per quello che ho visto, l'atteggiamento è cresciuto, la squadra ha rischiato pochissimo, abbiamo creato diverse occasioni da gol. Ci è mancato il guizzo, ci è mancato il gol, perché comunque se vai ad analizzare la partita, il Frosinone sicuramente meritava di vincere per l'occasione creata, poi la Vedina ha fatto la sua partita. Quando qua ha rischiato e si è messo dietro cercando di contrastare bene la nostra fase offensiva e gli è riuscito bene perché non abbiamo segnato. Meglio il Frosinone visto Lanciano o meglio questa sera? Parlo come 11 che hai mandato in campo, cioè chi ti ha soddisfatto di più come prestazione? Quello Lanciano è stata una partita perfetta dove e tutto ciò che è stato fatto in maniera perfetta perché abbiamo segnato 5 gol, abbiamo subito uno solo su una partita attiva. Oggi la prestazione c'è stata, la voglia di reazione della squadra c'è stata. Fino al 95esimo, anche in 10, gli ultimi 2 minuti abbiamo provato comunque ad attaccare. Quello che mi è piaciuto oggi è stato che a fine partita, dentro gli spogliatoi, il Frosinone è una squadra che si deve salvare contro un Avellino che sulla carta, visto anche il campionato scorso che hanno fatto, sarà una squadra che lotterà fino alla fine al playoff. Ho visto che i giocatori tristi per il pareggio, questo mi fa ben sperare, mi fa capire la mentalità dei ragazzi. E poi Pastelli diceva insomma che ho chiesto io proprio che Ferrone insomma affermi e dica che questo Frosinone punterà la salvezza, e è assodato però lui dice se mantiene questa intensità, questa convinzione, insomma è un Frosinone che anche se il campionato è lunghissimo può succedere di tutto, però dobbiamo giocare veramente anche con le altre squadre. No, ma noi questo atteggiamento l'anno scorso che dobbiamo avere anche quest'anno, perché è la nostra caratteristica, quella di trovare a vincere sempre, di attaccare, di difendersi anche bene, perché molte volte quando attacchi magari attacchi con 7-8 giocatori e poi dopo subisci contropiede. Oggi non abbiamo subito mai contropiede, tranne in un'occasione e eravamo costantemente a metà campo avversaria e L'Avellino ha fatto un'ottima gara, però penso che per quello che si è visto sicuramente il Frosinone meritava qualche cosa. Hai pensato a un certo punto di poter spostare il nuovo Paganini di là? Perché poteva dare di più, visto che anche Crivello insomma ancora una volta ha spinto tantissimo per quella fascia. Guarda, la partita si è trovato purtroppo quella superiorità con il giocatore che se ne andava, che ha dovuto rifare il fallo, quindi. Non hai pensato come andava? Luca stava correndo tantissimo stava tornare di nuovo in zona Paganini comunque l'Avellino quando ci partiva ripartiva soprattutto su questa sulla fascia di Ciofani e di Paganini, quindi poi serviva la sua corsa e, ripeto, non è semplice neanche giocare visti l'ultimo quarto d'ora, gli ultimi 20 minuti una squadra che si difende praticamente in 10 perché le punte dell'Avellino in 10 minuti erano molto basse, addirittura andavano a marcare i nostri centrocampisti, quindi hanno ottenuto quello che volevano, complimenti all'Avellino, ma i miei ragazzi posso solo ringraziarli per la prestazione, per la voglia, per la determinazione dal primo alla 90esima. Crivello si è fatto un turnover da solo, praticamente l'ha stabilito lui. Chi? Ripeto. Ah sì, certo. Tanto andava in turno. Quindi... Scusa, vai. No, mister, innanzitutto complimenti perché è sembrato di vedere per cattiveria determinazione da migliore l'anno scorso di prendere andata. Lei ha detto sulla carta la veniva fino alla fine può lottare per il gioco. Cosa deve fare? Se non deve passare dalla carta ai fatti. Ma questo non lo so io perché non vivo ogni giorno gli allenamenti, la città,
dico solo che hanno un'ottima squadra e hanno un ottimo allenatore. Però si aspettava qualcosa in più stasera forse? No, io penso al Frosinone, sinceramente ho talmente tanti pensieri del Frosinone, per più grave si mette a pensare a quello che può fare o non può fare Avellino. Ha un'ottima squadra, e veniva da una vittoria importante a Latina, e ha un ottimo allenatore, ha un ottimo tipo serie, quindi sicuramente faranno un campionato importante. Grazie. E anche in questo aspetto il batte di Marcato, insomma, è stato spettacolo secondo te, vicino un po' in campo, che una partita a livello internazionale, non lo so, ma comunque è sugli spazi, quindi condividi anche tu. Sì, sì, una bellissima correttezza, il pubblico, partita comunque corretta, sia in campo che sugli spazi. Grande presenza di tifosi dell'Avellino e grandissima presenza di tifosi del Frosinone, che hanno cercato di sostenere, di aiutarci per tutta la partita. Ce l'abbiamo messa tutta, ma non siamo riusciti a regalare una vittoria, però penso che la prestazione della squadra, insomma, l'ha fatta e anche molto bene. Ma che c'è lì, quindi presenterai in una terza grande formazione. La terza formazione. La terza formazione. Dobbiamo fare un misto tra queste due. Poi, sì, se andiamo a turnover si comincia la settimana tipo, normale. È giusto così, perché poi se i ragazzi mi danno queste risposte come l'hanno data con il Lanciano, come l'hanno data oggi, è bene far ruotare certi giocatori, perché comunque partite avvicinate così ogni tre giorni si fa anche fatica a recuperare, quindi abbiamo questa fortuna di avere 22 titolari e li facciamo ruotare. Domani allenamento, condizioni di Frare e Carrini? Frare ancora la sta fermo. Un pochettino Carlini, valutiamo giorno dopo giorno. Sì, mister, il giudizio sulla prova degli attaccanti, in particolare Ciofani e Curiale, la vecchia coppia. Ma la diciamo che l'Avellino si è difeso molto bene, adesso con 3-5 giocatori non era facile trovare per loro lo spazio. E ci potevamo riuscire andando sugli esterni e crossando, abbiamo crossato parecchio, sono stati molto bravi i difensori dell'Avellino. Davis si è mosso molto, non ha avuto molte opportunità. Daniel, pur correndo molto, ha avuto un paio di volte la palla per far gol. Di solito non mi sbaglio, è stato un po' sfortunato, la palla è rimasta lì nel primo tempo un po' strozzata. Ripeto, a volte si vincono le partite anche facendo mezzo tiro in porta. Oggi al Frosinone è mancato quel pizzico di fortuna anche su quei tiri di Gori, sul tiro di Bunker, tiro di Sodi in un altro tempo. E allo stesso tempo complimenti all'Avellino che su queste palle arrivava sempre a contrastare, quindi hanno fatto quello che volevano. È normale che gli attaccanti quando segnano gioiscono, però a me non mi interessa che segnino attaccanti, mi interessa fare questo. Va bene, posso?